I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. Hey! I don't know where I went wrong. Hey! But I can write a song. Hey! Ci troviamo nell'oliveto di Filippo Pieri, la fattoria di Bonaldo a Chianciano. Allora Filippo, siamo proprio al termine della stagione di raccolta, come è andata? È stata un'annata un po' particolare, c'è stata una riduzione di produzione di almeno il 50% dovuto soprattutto al gelo invernale e alla siccità che è venuta fuori in quest'estate, però rimaniamo contenti perché la qualità del prodotto rimane sempre molto alta. Parlaci della tua azienda olivicola, quanti ettari, quante piante e che tipo di olivi hai? Allora, è un'azienda piccolina che si estende per circa 5 ettari, ci sono 1400 piante, di cui un 50% di frantoio, un 30% di leccino e il resto di muraiolo. L'azienda è nata nel 2007 ufficialmente, prima era gestita da mio nonno, lo faceva come hobby e dopo è stata presa da me e dopo il percorso universitario ho cercato di dare un'impronta di estrema qualità sul prodotto che avevamo. Ecco, hai accennato alle diverse varietà di piante d'olivo, che caratteristiche conferiscono queste diverse tipologie poi all'olio? Diciamo che il frantoio ha una tipologia di olio particolarmente amaro e verde, mentre il leccino ha una particolarità di avere un olio un po' più giallo e un po' più dolce. E il muraiolo uguale ha un olio molto verde, intenso e un sapore molto, molto amaro. Riuscendo a miscelare insieme queste tre varietà viene un olio con delle caratteristiche amare ma non troppo, leggero sentore di piccante e si riesce a sentire sia il cardo che la mandorla. Ecco, per chi ci vede, chi ci ascolta e non sa come avviene, diciamo, l'annata di un'azienda olivicola, quali sono le tappe principali, i lavori da fare in campagna? Allora, il primo lavoro è subito dopo la raccolta, intorno a novembre o addirittura verso gennaio-febbraio si incomincia la potatura per dare una potatura di produzione all'oliveto. Successivamente viene concimato intorno a aprile-maggio e e poi dopo c'è uno sfalcio per il terreno inerbito, un sovescio e poi a novembre, anzi metà ottobre, viene effettuata la raccolta, una raccolta anticipata. Queste sono le tappe fondamentali del lavoro che facciamo noi in azienda. Benissimo Filippo, abbiamo conosciuto la parte agronomica della tua azienda, ora direi, se ti sei d'accordo, di andare in cantina per vedere la parte l'olio appena uscito dal frantoio. Va bene. L'oliveto con Filippo Pieri, siamo all'interno della fattoria di Bonaldo. Allora, come avviene la raccolta e quali sono i passaggi successivi? Allora, raccogliamo con il vibratore a tronco in modo da velocizzare tutti i processi di raccolta e anche abbattere i costi. Con la macchina riusciamo a raccogliere circa 40 quintali al giorno di olive e vengono portate entro le 6 ore dalla raccolta al frantoio in modo da avere un olio di elevatissima qualità. Quali sono i vantaggi di portare le olive così in breve tempo al frantoio? Il vantaggio è che le olive, una volta raccolte, non iniziano tutti quei processi biochimici per cui si hanno problemi di ossidazione, di rancidimento di polpa e in questo brevissimo lasso di tempo si fa sì che non inizino tutti quei processi per cui l'olio tende a diminuire la propria qualità. Magari chi lascia le cassette
chi lascia olive nelle cassette per parecchio tempo ha queste problematiche di irrancidimento. Invece in questo modo l'olio viene eccezionale. Ecco, una volta franto l'olio torna quindi nella tua cantina e lo metti in questi contenitori di acciaio inox. Sì, esatto, vengono tutti convogliati dentro il contenitore principale e dentro gli altri più piccolini. Allora, a questo punto ti Bisogna aspettare chiediamo l'olio. di vedere il colore e sentire il profumo del Sì, perfetto. tuo olio. I've been sleeping in my bed, sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong. Allora, Filippo, hai assaggiato il tuo olio, che giudizio gli dai per quest'annata? È un buon olio con un bel retrogusto amaro e leggermente piccante, si sente proprio anche un po' il cardo dietro. È un buon olio, sì, sono molto soddisfatto. Livello di fruttato che anche lo scorso anno ti ha portato dei prestigiosi riconoscimenti, a che livello è? È un fruttato medio, come sempre, un bel fruttato medio, intenso Un fruttato medio, sì, che diciamo viene esaltato magari anche in qualche pietanza, oltre che berlo così sul bicchierino, magari su una zuppa, su una bistecca. Ci fai venire già l'acquolina in bocca. Allora, qui siamo all'interno del punto vendita dove si può venire comunque ad acquistare e ad assaggiare le tue produzioni. Sì, esatto. Ho ristrutturato questi vecchi rifugi della Seconda Guerra Mondiale 3 anni fa e faccio vendita diretta qui dentro e anche a volte le piccole degustazioni per chi è interessato. Confezioni si può trovare il tuo olio in vendita? Si può trovare sia nelle bottigliettine piccoline da 2,50, da mezzo litro, 7,50 un litro, poi ci sono le latte da 3 litri, 5 litri. Queste sono le pezzature che si possono trovare in azienda. E per salutarci non poteva mancare una bruschetta della fattoria di Bonaldo. L'assaggio molto volentieri e con questo Filippo ci salutiamo. Buona bruschetta a tutti. Siamo alla scuola di cucina di Lella e con la collaborazione dell'Associazione Cuochi Senesi e l'Associazione AGIA, Giovani Agricoltori della SCIA di Siena, presenteremo una ricetta. Chef, in questa occasione è Cesare Lorenzoni del ristorante Buca di San Pietro, che presenterà una ricetta con, diciamo, sponsorizzata da due aziende, l'azienda Bonaldo di Chianciano Terme che produce un olio favoloso e poi abbiamo Ilari Tamiazzo di Sinalunga che è produttrice di ortofrutta. E buona ricetta a tutti, buon divertimento. Con Cesare Lorenzoni del ristorante La Buca di San Pietro. Allora, Cesare, che ricetta ci prepari quest'oggi? Oggi prepareremo una torta salata con una pasta brisée
con olio extravergine di oliva del territorio, con una farcitura di ortaggi nostrali, che conferiranno a questa torta tutti i sapori della nostra terra. Benissimo, io ti lascio lavorare e sono curioso di vedere cosa andrai a preparare. Allora, partiamo con la preparazione della pasta brisée con della farina, nella quale aggiungeremo l'acqua e dell'olio extravergine. La saliremo leggermente. E la impasteremo. Ecco, per fare la tua torta salata, quanto sono gli ingredienti in proporzione? Dunque, qua abbiamo 300 grammi di farina con 100 ml di olio e 100 ml di acqua. A questo punto c'è da dire che la pasta, questa pasta brisée potrebbe anche essere, diciamo, già sufficiente con questo impasto. Noi in questo caso aggiungeremo anche un uovo. Parlavi prima delle materie prime, l'olio, gli ortaggi, eccetera. Quanto sono importanti usare le materie prime del nostro territorio, visto che comunque ne abbiamo di qualità? Sicuramente fondamentale, soprattutto nel parametro ortaggi, un ortaggio di buona qualità ha un gusto non paragonabile a un ortaggio che proviene da una lavorazione in serra, una lavorazione, diciamo, industriale, tra virgolette. Quindi l'ortaggio del territorio avrà un gusto superiore, un'intensità di sapore decisamente superiore. Allora, qui a fornelli con le verdure che cosa farai? Dunque, abbiamo del broccolo e del cavolfiore che abbiamo precedentemente sbollentato e ora praticamente lo passeremo per amalgamare gli ingredienti e anche un po' il gusto con del porro che è stato precedentemente soffritto. Bene. Il cavolfiore lo terremo leggermente più grosso nel suo taglio . Il broccolo sarà un po' più sminuzzato . Li passeremo leggermente in padella giusto per far amalgamare il tutto e poi dopo andremo a comporre la nostra torta salata. Abbiamo la pasta che abbiamo steso sulla pirofila, la buchiamo leggermente per evitare un eccessivo rigonfiamento. Metteremo prima i broccoli e il cavolo in modo abbastanza uniforme a coprire un po' tutta la superficie. Questa altra farcitura, che è una crema che abbiamo precedentemente preparato unendo delle carote, panna, un po' di panna, dell'uovo, del parmigiano.
Un piatto così può essere un ottimo antipasto, ma può essere anche la componente principale di un pranzo o di una cena. Dipende chiaramente dal contesto dove lo andremo a presentare. Certo. Terminiamo con delle noci, dei grigli di noce che sono stati tritati, e la nostra torta è pronta per andare in forno a una temperatura abbastanza moderata, sui 180-200 gradi, e ci starà circa una mezz'ora. Allora Cesare, la tua torta salata, la tua torta brisée è pronta. Eccolo qua. Adesso la serviamo a Ilaria Tamiazzo e sarà lei a dirci com'è venuta. Dall'aspetto Ilaria si presenta molto bene. Molto, sì, molto gustosa. Assaggia questa meravigliosa torta brisée. Promosso. Allora, gli tuoi ortaggi sono stati valorizzati? Sì, abbastanza, sì. E poi questa pasta è molto croccante, anche senza il burro. Quindi la torta brisée di Cesare è promossa a pieni voti. Promossa, promossa. Grazie. Ringraziamo Cesare Lorenzoni del ristorante La Buca di San Pietro per questo bellissimo piatto che ci ha preparato. Grazie a voi. Grazie. Della Ciampoli della Scuola di Cucina di Siena, Ilaria Tamiazzo per le verdure, l'azienda Bonaldo di Canciano per l'olio, e buon appetito a tutti. Grazie. Grazie.